insomma che uscite, a parte noi poi no, non abbiamo sofferto tantissime azioni da gol, come era facile, cioè li abbiamo tenuti. Sono arrivati due gol, poi alla fine però. Premesso che poi guarda più attrezzata del girone, non so se quella che poi alla fine riuscirà a spuntare, però sicuramente sulla carta è la squadra più attrezzata, proprio a livello di rosa anche, non solo per gli 11 in campo, anche per la qualità che hanno da poter gestire la partita con i cambi. Noi non abbiamo fatto male, però secondo me neanche benissimo come altre partite, soprattutto sotto l'aspetto del piglio. In settimana c'è una partita dove nulla da perdere. E quindi la nostra testa, soprattutto nel momento in cui siamo andati sotto, quando insomma abbiamo anche dovuto usare un po' di più, cercare anche di fare un po' di più la partita. È un peccato perché comunque eravamo in uno stato, noi rimaniamo da uno stato psicofisico buono e quindi avevamo questa partita. Deve essere inquadrata in un corso che stiamo facendo tutti insieme, una squadra abbastanza giovane con qualche innesto diciamo, di esperienza. Questo faceva parte di un percorso, fa parte di un percorso, abbiamo incontrato una squadra forte e se siamo intelligenti a valutarla attentamente e a prenderne poi alcuni spunti per migliorare, può essere anche una tappa importante. Non ci deve lasciare assolutamente scuole nella testa e nel fisico. Senta, lei che è regista difensivo, ha tanta esperienza. Questa tendenza della squadra a arretrare fino all'interno dell'area non è un pochino eccessiva? Sì, diciamo che il primo tempo il mister si è sgolato, anche in campo cercavamo di far capire, perché dopo un attimo ci siamo messi come al solito, eravamo partiti come sempre. Poi il mister cercava di farci capire che dovevamo scalare un attimo più in avanti, soprattutto dalla parte di destra con Montenegro. Sì, Però nonostante non glielo dicessimo, lui non è riuscito subito a capire quello che gli chiedevamo. E quindi soprattutto dalla parte di là facciamo fatica ad accorciare in avanti. Una volta che non accorci in avanti e che loro vengono palla scoperta, tendenzialmente la squadra tende a ritrarsi in Comunque la nostra squadra non ricorre mai al fuorigioco. avanti. No, questo dipende poi dalle partite. Diciamo, nel momento in cui cerchi di fare più fuorigioco, per come la vedo io, è una conseguenza di una pressione sulla palla, di un pressing di squadra. Allora, se tu cerchi e riesci a fare pressione sul portatore, puoi anche permetterti di stare più alto e quindi di provare a fare il fuorigioco. Nel momento in cui tu non dai pressione, la palla è scoperta, non puoi stare alto perché lasci troppo campo alle spalle ed è troppo facile mettere la palletta sopra. Quindi a quel punto noi penso che siamo costretti ad abbassarci qualche metro in più. Però in altre partite era stata anche una tattica che ci aveva dato, perché noi fondamentalmente davanti siamo tutti piccoli e rapidi. Lo stesso Maiella, che è il nostro riferimento, però è un giocatore molto più dinamico che non fisico. Quindi a volte abbassarsi è un modo per far venire gli altri e per poi crearsi lo spazio alle spalle da Però attaccare. nel In altre momento partite ci aveva dato ragione. Oggi l'avevamo studiata così, poi purtroppo una serie di situazioni e il gol abbiamo dovuto cambiare. In più poi abbiamo perso Maiella, che ad oggi, soprattutto anche per la mancanza di Taurino, era l'unico riferimento. E quindi ci siamo trovati un po' spiazzati, sinceramente. Ci siamo organizzati con i due piccolini avanti, cercando di non dare riferimenti, però non è il loro ruolo, si sono anche battuti, hanno corso. Io, no, cioè, devo dire, alla squadra penso che si possa imputare poco sul piano dell'impegno. Sinceramente, l'agonismo c'è stato, la voglia, magari non con quella lucidità, non con grande lucidità. Quello ci è mancato, ripeto, personalità, voglia di cercare anche una giocata difficile, in quello un po' siamo mancati. Però onestamente sul piano della negazione dell'impegno penso che non questo si possa rimproverare non assolutamente ci sono nulla. Pensiamo assolutamente niente. alla prossima. Sì, pensiamo alla prossima, ci aspetta una battaglia vera perché loro vengono una sconfitta, una squadra che la partita con ambizioni un po' diverse ora si trova nei bassi fondi, Difficoltà. sì,
Troveremo sicuramente un ambiente molto caldo e una squadra che secondo me è quasi all'ultima spiaggia, perché non vincendo con noi, diciamo, rischiano di staccarsi molto poi anche dal gruppone. Quindi ci dobbiamo preparare benissimo, soprattutto sotto l'aspetto mentale, perché sarà una partita di grandissimo agonismo, di grandissimo ritmo, dove ci vorrà grande esperienza, perché anche l'ambiente, secondo me, troveremo un ambiente abbastanza caldo. Ecco, quindi noi siamo giovani, però ripeto, in questo bisogna crescere in fretta. Domenica sarà un'altra tappa molto difficile del nostro percorso. Come sta trovando l'ambiente nei retini? No, abbastanza bene, l'ho detto all'inizio, mi sono trovato bene, il gruppo è abbastanza buono, compatto, tutti i ragazzi che hanno voglia. Io spero e sono convinto che possiamo continuare così, certo non possiamo pensare di vincere tutte. Si era partiti malissimo, poi con qualche innesto ora siamo riusciti a risalire la classifica. Tutto sommato un turno di stop con l'Ischia ci può anche stare. È inutile nascondere che dentro c'ho una rabbia, c'ho il fuoco naturalmente, perché per me perdere in casa è inconcepibile. Io il giorno che sono arrivato ho detto per noi, soprattutto in casa, non esistono partite dove dobbiamo dire no, oggi si può perdere, no, noi in casa dobbiamo fare risultato con tutte, o dobbiamo pensare di fare risultato con tutte. Poi fuori casa andiamo a fare varie battaglie cercando di portare via qualcosa. Però in casa, una squadra che si deve salvare, in casa deve creare un fortino. Abbiamo il pubblico dalla nostra, abbiamo la nostra gente, il nostro calore, e su quelle sono le basi su cui puoi fondare una salvezza. Un bel campionato, poter mettere in mostra un po' di giovani, questa deve essere la nostra idea. Ripeto, oggi è andata male, sono sicuro che da martedì ci ripresenteremo con grande rabbia e con grande voglia di andare a fare un risultato positivo al Trani. Grazie. Grazie.